Sono cominciati oggi la prova d'italiano gli esami di maturità per 450.000 studenti. Tante le novità nelle tracce, ma spiccano quelle sull'emancipazione delle donne e soprattutto quelle sulla musica. Non manca la polemica, i titoli dei temi sono apparsi su internet prima del dovuto. Il Ministero apre un'inchiesta, ma assicura gli esami sono validi. Sì, ho fatto l'articolo di giornale sull'Europa. Un tema sulla piazza, il ruolo della piazza come luogo di incontro. I diritti delle donne e le pari opportunità per il tema storico, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo per la traccia generale, un passo di Cesare Pavese da La Luna e i Falò per l'opzione letteraria e ancora quattro tracce a scelta per il saggio breve o l'articolo di giornale, la piazza come luogo d'incontro della memoria, la musica per tutti tra arte e industria, l'unità europea, dubbi e paure dello scienziato. Un po' a sorpresa, sempre per chi ha scelto l'articolo giornalistico, sono stati forniti spunti tratti dal mondo della musica. Lucio Dalla, Madonna, Eminem e anche il programma Napster per lo scambio dei file musicali. Le previsioni per la prova d'italiano sono state smentite dai fatti, tranne che per il tema sull'Europa. Cosa ne pensate delle tracce? Non ci sono piaciute molto. Poca possibilità di scelta, secondo voi? Sì, e poi erano troppo specifiche, quindi non era possibile farle, anche il tema di storia soprattutto. Non erano bei temi, comunque, sì, quello sulla scienza era interessante, soprattutto perché comunque è attuale. Che tema hai fatto? Il tema sulla musica. Ho affrontato l'evoluzione del caso Napster e quindi lo sviluppo dello scambio di MP3. Cosa temi di più di questo esame? La terza prova. Quella è difficile. Non so se la terza prova o il colloquio orale. I telefonini? Stati sequestrati, tutti, messi sulla cattedra del presidente e poi ritirati all'uscita. Per il Ministero dell'Istruzione la prova d'italiano è stata regolare, ma è stata aperta un'inchiesta per identificare la talpa che già alle 9 di mattina ha diffuso su internet le tracce dei temi. Domani la seconda prova scritta, diversa per ciascuna scuola. Matematica per il liceo scientifico e per il magistrale, versione di greco per il liceo classico, figura disegnata per il liceo artistico, economia aziendale per il tecnico commerciale, topografia per i geometri. Per i 460.000 domani altro respiro di sollievo dopo la prova d'italiano di oggi. Tantissimo 900 in queste prove d'italiano, tantissimo presente se si pensa alla musica e al fenomeno di Napster. Il passato serve o non serve? Abbiamo chiesto un giudizio a Giulio Ferroni, docente di letteratura italiana alla Sapienza di Roma. Da un punto di vista generale si tratta veramente di temi molto allettanti da tutti i punti di vista, in tutti i temi c'era qualcosa di molto positivo. Io credo che di spinte verso l'attualità ce ne fossero moltissime. Il tema sulla piazza, per esempio, poteva permettere di fare riflessioni sul rapporto tra la piazza reale, no, come quella in cui stiamo qui, e la piazza televisiva, dove pure stiamo attualmente. E invece la scelta di Pavese? Quello mi lascia un po' meno contento, perché in fondo quella scelta rappresenta un modello proprio di cultura e di canone del Novecento che è un po' troppo datato anni 60, secondo me. Benissimo il Novecento, ma in fondo no, qualche sguardo alla cultura, alla storia, alla letteratura del passato può essere utile anche per capire, interrogare criticamente questo stesso presente a cui tutti dobbiamo certo guardare. Secondo lei i ragazzi hanno valutato questi temi facili o difficili? Io penso che li abbiano considerati un po' difficili da tanti punti di vista, però ecco, teoricamente sono perfetti. Ora la fattibilità reale, sapendo qual è il tempo della scuola, quali sono gli strumenti culturali che si mettono in gioco, la fattibilità reale credo che in molti casi sarà stata abbastanza difficile. Sono gravissime le condizioni del bambino di 12 anni ferito ieri sera a Gela durante una sparatoria tra la polizia e un clandestino albanese. L'uomo arrestato ha confessato di essere venuto in Italia per uccidere chi gli ha sterminato la famiglia. Il padre del bambino si sfoga, non accuso nessuno, dice, ma alla polizia avevo chiesto di non sparare più. Sono sempre critiche le condizioni di Giuseppe, 12 anni, raggiunto a Gela mentre si trovava in macchina insieme al padre, alla sorella e ad un'amica, dalle schegge di un proiettile sparato da un agente che inseguiva un albanese armato, un fucile a canne mozze appena recuperato. Nella città dove forti restano i poteri criminali sono state sequenze drammatiche. Sì, è stato tutto all'improvviso. C'era il poliziotto che sparava, dicevamo c'è di fermarsi e continuavano a sparare. Ma io non lo so, così davanti potevano morire quattro persone. Ma qual è stata la dinamica? Come si è arrivati al ferimento del piccolo Giuseppe?
Noi abbiamo intimato più volte l'out, a due volte l'out a quest'albanese, abbiamo poi sparato in aria, per tutta risposta l'albanese ha risposto anch'esso al fuoco, sparando contro il poliziotto, non raggiungendolo, soltanto allora è stato costretto la gente a rispondere al fuoco, colpendo l'albanese, e purtroppo in quel momento passava anche la macchina col bambino a bordo, e ora siamo qua a vivere questi momenti drammatici assieme alla famiglia Rinzivillo. Adesso le indagini per accertare se l'uomo abbia collegamenti con le cosche locali. Lui intanto ha fornito la sua verità. Voleva uccidere il connazionale che gli ha seminato la famiglia in patria. Non ha neppure 18 anni il teppista ultra accusato del micidiale lancio della bomba carta che allo stadio Celeste di Messina ha centrato in pieno un tifoso messinese. La vittima è in coma e il ragazzo, che nega tutto, è in stato di fermo. Questo è il momento dello scoppio della bomba carta che ha causato la tragedia allo stadio Giovanni Celeste. Antonino Currò, 25 anni a settembre, è in coma irreversibile. L'esplosione gli ha devastato il cervello. Il fratello Filippo ha il volto tumefatto, è rimasto ferito alla testa, alla schiena e al braccio dalle schegge del rudimentale ordigno. A lanciarlo un sostenitore del Catania 17enne con precedenti penali per estorsione e furto, incastrato dai filmati della Digos. Agghiacciante la sua soddisfazione dopo aver appurato che la bomba carta aveva centrato un bersaglio umano, trasformandolo in assassino. Se il cuore di Antonino si fermerà, dovrà rispondere di omicidio pretero intenzionale. La polizia scientifica ha documentato secondo per secondo quei minuti di follia e sta provvedendo ad identificare gli artefici dei disordini. 25.000 civilissimi tifosi catanesi avrebbero voluto assistere dal vivo alla partita decisiva per la promozione in B. Com'è possibile che i soli 500 tagliandi disponibili per la trasferta di Messina fossero in mano ai sostenitori più facinorosi, andati allo stadio allo scopo esplicito e già dichiarato alla vigilia? Del calcio, quella che piace a tutti noi, il calcio che si sfida sul campo. Dopo lo scudetto alla Roma, la Juventus punta a rialzare la testa. Da oggi Marcello Lippi è di nuovo bianconero. In una frase il suo programma: sono tornato per vincere. Qui bisogna fare una cosa sola, qua bisogna vincere. Ecco il primo pensiero della Lippi Bis a Torino, 862 giorni dopo, 2 anni e mezzo, di nuovo protagonista di un campionato lasciato quest'anno alla prima giornata, una sconfitta dell'Inter a Reggio Calabria, il divorzio con parole forti. Io fossi presidente, manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori, attaccherei tutti al muro e darei il calcio nel culo a tutti, perché non esiste giocare in questa maniera. Dice di essere cambiato Marcello da Viareggio, 53 anni, niente più parolacce e la voglia di ricominciare dalla Juve, dove in 4 anni e mezzo ha conquistato 3 scudetti, una Coppa Italia, una Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. Fino alla separazione, febbraio 99, oggi dice non lo rifarebbe e accetta la sfida più difficile, ripetersi. Io sono qua per riconquistare la fiducia della società, la fiducia di tutti e anche dei tifosi. So che devo riconquistare tutto perché è chiaro che ho sbagliato anch'io. Non cambierà il modulo, fiducia a Van der Sar, Zidane sarà ancora il leader di questa squadra. Un no secco al Real Madrid anche da Luciano Moggi. Sono innamorato di lui come calciatore, ma soprattutto sono innamorato di lui come uomo, per l'umiltà, per la... come uomo inteso come dal punto di vista umano, e credo proprio che Zidane sia un giocatore che rimarrà nella Juventus. Sono 3 le regole per andare in paradiso e non è uno scherzo. A fornirle è stato il Papa in persona nell'udienza generale del mercoledì, facendo riferimento ad un salmo della Bibbia. La prima regola, avere mani innocenti e cuore puro. Le mani, dice il Papa, sono le azioni, il cuore le intenzioni. Seconda regola, non pronunciare menzogna. Nel linguaggio biblico vuol dire non piegarsi agli idoli. Terza e ultima regola per il paradiso, non giurare a danno del prossimo, che vuol dire avere rapporti sociali ispirati a giustizia e rettitudine. E guardando le prossime immagini non si può che pensare alla Bibbia, al flagello delle cavallette, una vera invasione soprattutto nelle regioni asiatiche, e in Italia parla l'esperto. Si stanno muovendo verso occidente in alcune regioni della Russia, spinte dalla siccità che in Cina ha essiccato ampie distese di erba di cui si nutrono. Sono le locuste del deserto, così si chiama questa specie di cavallette. Pesano intorno ai 2 grammi e ogni giorno divorano l'equivalente del proprio peso. Ogni femmina depone circa 200 uova e così in pochi giorni uno sciame fa presto a contare decine di milioni di insetti che distruggono ogni tipo di coltivazione. Per contrastare questa avanzata che evoca terrori antichi, oltre agli insetticidi vengono impiegate migliaia di anatre. Sono ghiotte di locuste e ne mangiano oltre 0,5 chilo al giorno. È un interessante esempio di lotta integrata.
Questa piaga biblica ha già colpito nelle settimane scorse 8 milioni di ettari in Cina. Ora queste cavallette si stanno spingendo verso il Mar Caspio. Non ci sarà qualche rischio anche per noi qui in Italia? Messo che arrivino in Italia, queste cavallette hanno bisogno di un clima certamente molto più caldo, almeno 30 gradi costanti, per cui in autunno si estinguerebbero. Quindi il pericolo potrebbe semmai riguardare i mesi estivi. D'altra parte abbiamo un'esperienza simile dell'88, in cui delle cavallette africane, quelle famose della Bibbia, l'ottava piaga d'Egitto, riuscirono ad approdare, ma non crearono nessun problema. Due appuntamenti eccezionali per gli appassionati di astronomia. Domani, ma solo in Africa, sarà visibile la prima eclisse totale di sole del nuovo millennio. Noi possiamo accontentarci di Marte, sarà più splendente. Gran spettacolo in cielo domani. La scena si svolge interamente nel sistema solare. Protagonisti, Sole, Terra e Marte. Ed è proprio il pianeta rosso ad essere il primo attore, almeno per noi, spettatori del cielo dall'Italia. Domani notte, intorno alle 23, Marte sarà più splendente che mai. La sua orbita sarà la più prossima alla Terra dal 1988. Apparirà basso sull'orizzonte, 15 gradi a sud-est. Il pianeta dista 68 milioni di chilometri e risulterà 80 volte più brillante del solito. Altro grande spettacolo di 3 ore sarà la prima eclissi totale di sole del millennio, visibile però soltanto dall'Africa e dall'Atlantico meridionale, per 4 minuti. 6 paesi dell'Africa e dell'altro emisfero potranno osservarla. Spettacolo, nelle savane, saranno gli animali che si muoveranno con frenesia durante l'oscuramento. Lo Zambia, per la totalità dell'eclisse, è per l'occasione meta di scienziati e turisti da tutto il mondo. L'Italia è esclusa dalla sovrapposizione dei due dischi. L'ombra lunare mancherà le nostre coordinate per 6.000 chilometri. Per gli appassionati, un sito internet dedicato per viste del cielo e approfondimenti. www.eclisse2001.it. Questa è moda, non solo accessori. Ormai borse, scarpe, ombrelli e occhiali sono protagonisti dello stile. PT Immagine Uomo apre Firenze con passerelle esclusive. Scarpe gioiello imprigionate in calosce di plastica trasparente sotto una selva di ombrelli che le riparano dal diluvio. Guanti che sbocciano come fiori in un prato. Scarpe da ginnastica come simbolo di una delle più importanti rivoluzioni estetiche della moda degli ultimi anni in corsa sulle montagne russe. Si apre a Firenze con una grande mostra sugli accessori PT Immagine Uomo, la rassegna fiorentina che celebra i 50 anni del Made in Italy, nato proprio in questa città con la prima sfilata alla Sala Bianca nel febbraio del 1951. 1300 vecchi e nuovi oggetti del desiderio, dall'ombrello di Paperino al cappello di Topolino, protagonisti dei cartoni animati di Walt Disney, alle borse griffate di Gucci, Chanel, Hermès, rese celebri dai personaggi che le hanno indossate, Jacqueline Onassis, Grace Kelly. Anche nei più celebri film di spionaggio sono gli accessori i veri protagonisti dell'azione. Cappello, occhiali e soprattutto la mitica 24 ore, oggi strumento indispensabile di lavoro dei manager. Insomma, è peggio avere un paio di occhiali, una borsa o un paio di scarpe sbagliate che un vestito non proprio alla moda, perché è il dettaglio che fa la differenza. Dice Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia, Bibbia dei modaioli più sofisticati. Mai come adesso, quando si parla di moda, si parla di scarpe, di borse, di occhiali. Non c'è più una persona che non porta gli occhiali, che sia da sole o meno. Non c'è più una persona che non vuole cambiarsi continuamente. Però a volte è molto oneroso cambiare abiti. L'accessorio ti dà quella luce diversa e ti permette anche di giocare di più con le cose. Non a caso il settore in continua crescita è considerato uno dei fattori più importanti del sistema moda italiano, con un fatturato fra calzature, pelletteria e occhiali di quasi 25.000 miliardi ed una crescita delle esportazioni rispetto all'anno scorso del 25%. Insomma, una vera gallina dalle uova d'oro per le griff più prestigiose che fanno a gara per accaparrarsi il mercato con le proposte più fantasiose, dalle pantofole di cincilla di Fendi al sacco a pelo di Prada foderato di volpe argentata.
Mercoledì serata di Super Enalotto, combinazione vincente 25, 32, 34, 54, 64, 83 e il numero jolly è il 56. I risultati ci sono e sono buoni. Centrato il 5 più 1 che vale 2 miliardi 562 milioni a Ortanova in provincia di Foggia al bar Tropicana di via Ferrovia 92. Niente 6, mentre i 5 sono 25 e valgono 102 milioni ciascuno. È tutto per questa edizione, vi ricordo tra poco il film Rocky, il prossimo appuntamento con il TG2 attorno alla mezzanotte. Vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci. Vodafone al secondo prezzo. Per chiamare a sole 3,5 lire più IVA al secondo, due numeri Omnitel senza scatto alla risposta. Cardor spagnola. Vaniglia. Amarena. Squisita. Cardor spagnola. Da Algida. Con Vicon Genius è facile ritrovare la serenità contro le zanzare. Una pace che dura notti e notti. Vicon Genius anti-zanzare. Sereni. E Bayer. Sulla birra ci vuole la schiuma. Perché senza schiuma è come prendere il sole sul terrazzo senza avere il terrazzo. Come cosa? Ma zio, tu mi vuoi un po' di bene, sì? E vuole. Birra Moretti. Sincera per tradizione. È nato Joy Goloso al mandarino. Buono e cremoso. Miam! Joy Goloso, a ritmo di Joy. Combattere i batteri e disinfettare è facile quando in casa c'è Amukina. Amukina, un mondo di protezione. È presidio medico-chirurgico. Leggere quanto riportato sulla confezione. Pronti per il tuffo del pinguino? Via! Come tre veri pinguini. Ma che fame! Fame, fame, fame! Allora, Kinder Pingui, un tuffo nella merenda più fresca che c'è! Nessuno può resistere alla cremosità di tanto latte fresco pastorizzato in un guscio di croccante cioccolato. Kinder Pingui, nutre come una merenda, piace come un gelato! E ricorda, c'è anche la freschezza del cocco con Kinder Pingui Cocco. Se l'amore della tua vita sapesse parlare, ti direbbe che hai il colore più intenso. Se sapesse contare, non troverebbe nessun capello bianco. Garnier Natea, la prima colorazione permanente al concentrato d'oli di frutti. La maschera colorante Natea dona un colore ricco, duraturo e copre il 100% dei capelli bianchi. Garnier Natea, la prima colorazione permanente in maschera. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glory. Qualunque cosa ci riservi il futuro, nel futuro c'è Visa. Cono 5 Stelle San Montana. Deliziosi croccantini di mandorle caramellate in una morbida crema di gelato alla vaniglia. È più di un cono, è un altro pianeta. Mal di testa? Fai entrare in azione aspirina rapida. Partita! Aspirina rapida, la basti, comincia ad agire subito e torni attivo come prima. Chiedi consiglio al tuo farmacista. Aspirina rapida, in pole position, contro il mal di testa. Il medicinale ha controindicazioni ed effetti collaterali. Sotto i 12 anni consultare il medico, leggere attentamente il foglio illustrativo. Volvo presenta il primo diesel Common Rail di seconda generazione da 163 cavalli. Nuova Volvo S60 D5. Il mondo del diesel è cambiato. Sempre più travolgente. Sempre più impetuoso. Sempre più furore. Con Alessandro Greco il venerdì sera faremo furore. Furore, venerdì 20:50, Rai 2. Il sabato di Rai 2 nel segno del giallo. Polizia!
Un'inchiesta difficile, come tante altre. Ha scoperto il microfono. Dacci ancora 30 secondi. Entro in azione. Ma quando entra in scena la morte, il confine tra legge e crimine si confonde. Lui dove ha passato? A casa mia. È stata lei! Mi dispiacerebbe doverla arrestare. Arrestarmi? E con quale accusa? Che ne dici di concorso in omicidio? Detesto chi mi sfonda la porta senza il mazzo di fiori. Un enigma per Rose. Sabato 20:50. Rai 2. Thank you.